L'Abruzzo è la prima regione italiana a chiedere all'Unione Europea delle misure straordinarie di sostegno alle imprese agricole che sono in ginocchio come conseguenza della guerra. Lo ha fatto tramite il vicepresidente della regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, durante un summit a Bruxelles con esponenti della Commissione Agricoltura. Si è parlato dei problemi delle aziende agricole a causa del caro carburanti e dell'insostenibile aumento dei costi di produzione. Imprudente ha ribadito la necessità di misure più incisive, come accaduto per il Covid. Sostanzialmente abbiamo portato quella che è la necessità degli agricoltori abruzzesi e degli agricoltori italiani, che abbiamo anche manifestato tramite quello che è stato un documento che abbiamo trasmesso come conferenza delle regioni. Si chiede una maggiore liquidità, una maggiore flessibilità per quella che possono essere la capacità di mettere le risorse a disposizione direttamente degli agricoltori, si chiede una maggiore flessibilità rispetto a quella normativa che consentirebbe finalmente di liberare una serie di difficoltà che nella spesa e nell'erogazione dei fondi comunitari purtroppo abbiamo, oltre ad avere chiesto con forza quello che può essere anche un trascinamento della nuova programmazione. È il momento di riflettere su quelle che sono le necessità attuali in un contesto di guerra e in un contesto economico complesso e difficile, e con quelle che dovranno essere le nuove prospettive di sviluppo. Quindi è stato chiesto con forza, abbiamo trasmesso quella che è la posizione della Regione Abruzzo e quella che è la posizione delle regioni italiane. Speriamo, insomma, che questo lavoro possa portare dei risultati, e abbiamo chiesto con forza proprio che possa essere l'agricoltore abruzzese, l'agricoltore italiano, al centro di quella che deve, al centro delle politiche agricole comunitarie europee. L'evento dedicato all'agricoltura è stato inserito nell'ambito di Abruzzo Sostenibile a Bruxelles, la vetrina internazionale promossa dalla Regione Abruzzo, dall'Assessorato all'Agricoltura, attraverso il braccio operativo dell'Agenzia regionale per le attività produttive, l'ARAP. Protagoniste le eccellenze dell'agrifood abruzzese, tra cui tartufo, zafferano e vino, alla presenza di 25 imprese. Imprudente ha ribadito la battaglia in difesa del Made in Italy con il no cosiddetto Nutri-Score, cioè la bollinatura a colori, nella consapevolezza che la qualità della dieta mediterranea è per l'Abruzzo d'Italia un valore aggiunto. I prodotti abruzzesi già a Dubai all'Expo 2020 hanno avuto grande successo. L'ARAP, con il presidente Savini, il direttore Morgante e il capo delegazione Gian Michella, è molto soddisfatto. Molti imprenditori hanno allacciato già rapporti commerciali importanti.